Care amiche, ben trovate ancora qui tra di noi. Anche oggi voglio darvi qualche piccolo consiglio. Parliamo di stile di vita e alimentazione. Quante volte lo stress ci limita le nostre risate, il nostro star bene? Ma ci sono degli alimenti che possono aiutarci in questo? Ce lo spiega Emma Balsimelli. Oggi è una giornata un po' uggiosa, non si vede il tempo, è un po', c'è quella pioggerellina invernale che ci fa vedere il mondo un po' più grigio. Per questo io mi sono messa questo maglione un po' rosa e per questo scelgo di parlarvi dei cibi, della felicità e antistress. Ho letto una frase ieri bellina dove appunto c'era scritto che se noi scriviamo dessert, letto al contrario fa stress. Però questo non è ciò che io vi voglio appunto comunicare, perché se noi mangiamo dolci e troppi dolci infarciti di panna o grassi idrogenati, il nostro umore non andrà sicuramente meglio e neanche l'ago della bilancia. Partiamo con le mandorle. Sono ricche di magnesio e quindi importanti sia nei momenti bui, per esempio a livello della sindrome premestruale, e contengono anche lo zinco, che è un elemento che serve appunto per la produzione di questo tipo di ormone. Poi abbiamo il pesce, tra cui il salmone. Gli omega 3 sono importantissimi per la produzione appunto di questi tipi di ormoni e hanno un effetto distensivo. Ora vi dico un segreto. Quando la sera arrivo e sono stanca e sono un po' mogina, così si dice in Toscana, mi metto qui ai fornelli e mi preparo un bel piatto di pasta. I carboidrati complessi, integrale, sempre integrale per carità. Addirittura, insomma, mi piace il formato delle penne o dei fusilli e poi li condisco con olio extravergine d'oliva e 2 o 3 cucchiai di parmigiano reggiano stagionato 24 mesi, quindi non potete dirmi niente, no, scherzo. I carboidrati complessi appunto aiutano la produzione della dopamina, che è appunto un ormone che ci distende, quindi quando siete nervosi un bel piatto di pasta, 70-80 grammi, 60, quindi non 1,5 etto, non ce lo toglie nessuno. Poi abbiamo alcuni tipi di frutta, tipo le banane, che contengono il triptofano, che è un amminoacido precursore, cioè molecola prima della serotonina. Quindi ci assicurano il sorriso, così come le uova, che contengono la vitamina B12 insieme alla carne, che anch'essa è un elemento importante per la produzione di questo ormone. E poi abbiamo il nostro amico cioccolato. Guardate qui, l'ho aperto prima, anzi ne mangio proprio un pezzettino, perché il cioccolato fondente, ora non si stacca, eccolo, il cioccolato fondente almeno al 60-70% è sì ricco di magnesio, contiene il potassio, è buono, ma soprattutto concorre appunto nella produzione di questa serotonina e quindi 30-40 grammi, quindi una fila di questa cioccolata al giorno la possiamo utilizzare. Come si fa a scegliere il cioccolato buono? Dobbiamo sceglierlo in modo molto preciso. Intanto, quando prendiamo la confezione, starò attenta a non far vedere appunto la marca, dobbiamo guardare la lista degli alimenti. Questo è un cioccolato al latte, ve l'ho portato perché nei primi posti non dovrà essere presente lo zucchero. Più è in alto nel posizionamento degli ingredienti, più la quantità è alta. Dovrà essere presente la pasta di cacao o il burro di cacao, che assicurano appunto tutte le proprietà di cui vi parlavo, e la presenza di grassi idrogenati dovrà essere il più bassa possibile. Oli vegetali, spesso viene utilizzato anche olio extravergine di oliva, e se vedete scritto anche sale non vi preoccupate, perché può essere utilizzato appunto per conservare e mantenere bene il prodotto. Il cioccolato non si mantiene in frigo, si mantiene a temperatura ambiente, e quando noi lo... sentite che bel rumore? Questo rumorino è bellissimo, e quando noi appunto abbiamo un cioccolatino non dobbiamo masticarlo, ma dobbiamo lasciarlo sciogliere in bocca. È da lì che arriva la vera piacevolezza. Dopo, appena alla fine della puntata, lo mangio perché lo punto. Lo yogurt anch'esso è un alimento molto importante, l'acqua non ve lo sto nemmeno a dire, e accanto alla pasta ci metterò anche il risotto, l'orzo o il farro, che anch'esse hanno una proprietà appunto distensiva.
circondatevi di persone piacevoli. Se andate a una cena, se siete in famiglia o appunto invitate gli amici, sceglieteveli bene, perché a tavola si stringono i migliori contratti, ma anche i migliori contatti, e quindi avere persone piacevoli vi fa sì che le vostre endorfine siano più alti possibili. Ridete più che possibile, così andrete anche a stimolare gli addominali profondi e quindi a far sì che la vostra salute migliori, e assicuratevi di mangiare sempre prodotti di prima qualità per far sì che il vostro sorriso non manchi mai. Vi aspetto proprio qui a casa mia nella prossima puntata per parlare di qualche altro argomento scottante. E ora io mangio un pezzo di cioccolata. La lascio sciogliere in bocca. Parliamo adesso di economia domestica. C'è un prodotto naturale ed economico che può aiutarci nelle pulizie di casa, in cucina e nel bucato. Cos'è? Ce lo dice Valentina. Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi dell'uso del bicarbonato, una polvere che normalmente si trova in commercio a basso prezzo e buona disponibilità, che ha tantissimi usi. Se tutti conosciamo alcune funzioni del bicarbonato, come quella di mettere un ciotolino di polvere all'interno del frigorifero per togliere gli odori, oppure quella di utilizzarlo negli impasti al posto degli agenti lievitanti o per lavare le verdure, non tutti sapranno usi un pochino meno noti. Io voglio dirvi quelli che tendenzialmente uso di più. Il mio preferito è sicuramente l'uso del bicarbonato per deodorare qualsiasi cosa, appunto perché il bicarbonato ha delle grandi capacità di rimozione degli odori. Queste sono le mie scarpe da ginnastica, usate naturalmente, dove andrò a mettere della polvere del bicarbonato la sera, in modo tale da deodorarle e renderle come nuove. Usi del bicarbonato per igienizzare e togliere degli odori è quello di applicarlo in un ammollo con spazzole e pettini, dove appunto possiamo applicare una dose di polvere di bicarbonato e lasciarlo agire e riposare per pulire e igienizzare le nostre spazzole. Importante del bicarbonato è quello di metterlo nelle borracce di metallo o anche negli contenitori di plastica per togliere gli odori. Sarà sufficiente inserire un cucchiaio di bicarbonato all'interno della borraccia che poi si usa per portarsi l'acqua a scuola o al lavoro per neutralizzare tutti gli odori contenuti nella borraccia. Un altro incubo degli odori della casa è quello del contenitore dell'immondizia. Potremo neutralizzare gli odori cospargendo il fondo dei contenitori con un cucchiaino di bicarbonato, così quando metteremo il sacchetto questo neutralizzerà i cattivi odori. Per migliorare la capacità pulente dello shampoo e per dare sollievo alla nostra cute irritata, possiamo semplicemente versare al momento dell'applicazione dello shampoo un cucchiaino di bicarbonato all'interno dello shampoo, miscelarli e utilizzarli al posto del normale shampoo, frizionando bene la nostra cute. Vi succede di avere la macchina del caffè tutta intasata di calcare? A me spesso succede. Per questo ho imparato un trucco grazie all'uso del bicarbonato, che prevede il semplice ammollo della caldaia della macchina del caffè con una miscela di acqua e bicarbonato. Si lascia agire e le incrostazioni spariranno. Il bicarbonato ha anche una capacità di disincrostare e deodorare le tubazioni. Io lo uso al posto di detergenti chimici molto più aggressivi ed anche molto più costosi, sia per deodorare la tubazione dello scarico dell'acquaio, sia per mantenere in perfetta efficienza
la lavastoviglie. Per questo al normale lavaggio delle stoviglie aggiungo un cucchiaio di bicarbonato insieme al sapone direttamente sullo sportello della lavastoviglie e periodicamente faccio dei lavaggi con 150 g di polvere di bicarbonato a carico vuoto della lavastoviglie. Il quantitativo è questo, azionando poi la lavastoviglie alla massima potenza. Questo permette di garantire l'efficienza della lavastoviglie. Nel forno ho lasciato agire per tutta la notte una pasta fatta con acqua e bicarbonato di sodio. Dopo questa azione tutte le incrostazioni del forno verranno via, o perlomeno speriamo tutte. Come vedete, questo sporco è venuto via facilmente grazie al bicarbonato. Un altro dei miei usi preferiti del bicarbonato è quello di usarlo per fare le fumenta quando sono raffreddata o ho le vie nasali chiuse. Questo metodo è un metodo della nonna. Mio marito mi prendeva sempre in giro quando gli suggerivo di fare le fumenta, ma adesso quando abbiamo qualche problema è lui a suggerirmi di fare questo tipo di sistema. È semplicemente necessario dell'acqua che ha appena preso il bollore. Aggiungiamo un cucchiaio o un cucchiaino di bicarbonato a quest'acqua, stando attenti al vapore che verrà generato, qualche goccia di olio essenziale di eucalipto o comunque balsamico, e con un asciughino o un asciugamano ci mettiamo sopra ed inaliamo il vapore. Con questo vi saluto e ci vediamo la prossima settimana. Eh sì, l'amore ha mille poteri, si sa. Ma lo sapete che per amore possiamo imparare a parlare una nuova lingua? Ce ne parla la nostra Magic Teacher Paola Falaschi. Ciao a tutti, sono Paola Falaschi, Magic Teacher della rete Hocus & Locus e responsabile della scuola Dino Family Center di Pistoia. Oggi esploreremo nel dettaglio qual è la vera motivazione che porta un bambino a voler imparare una lingua. Un bambino è veramente non solo. Quindi motivazione che è fondamentale per imparare la lingua materna, però ancora più importante se stiamo parlando di una seconda o terza lingua, quindi quando un bambino ha già una sua lingua di riferimento. Quindi per te che vuoi crescere tuo figlio bilingue, questo che sto per dirti è veramente molto importante. Di solito pensiamo che per voler imparare una lingua, o che imparare una lingua lo facciamo perché abbiamo bisogno di soddisfare i nostri bisogni di base. E questo è vero, ma quando pensiamo ai bisogni di base, di solito diciamo ok, ho bisogno di mangiare, di sentirmi al sicuro, al calduccio, e tutto questo è vero. Poi, per gli adulti, naturalmente, la motivazione è più associata a un bel viaggio, a fare tanti affari con gli stranieri, ma tutto questo è lontanissimo dal mondo di un bambino. Per il bambino, invece, la vera motivazione per imparare a parlare è un bisogno di base ancora più importante. Un bisogno di base necessario per crescere, che è il bisogno di sentirsi amati. È un bisogno di sicurezza molto molto primordiale e una garanzia di una buona crescita, ma anche del voler parlare una lingua. Quindi è una motivazione che non possiamo assolutamente trascurare nel momento che vogliamo insegnare una lingua straniera a un bambino. In breve, impariamo a parlare per amore. Ma come che sorge questo amore? Te lo sei mai chiesto? Questo ce lo spiega lo psicologo americano Jerome Bruner. Lui ci disse come nella routine che condividono gli adulti o l'adulto di riferimento e il bambino tutti i giorni, facendo sempre le stesse cose, quelle che conosci molto bene, il cambio del pannolino, la pappa, il bagnetto, l'adulto e il bambino cominciano a guardarsi, a conoscersi, ed è proprio in quello sguardo che nasce l'amore. Che nasce l'amore e anche la voglia di dire qualcosa a quell'adulto. In breve,
Il bambino inizia a comunicare con l'adulto perché gli vuole bene, non c'è nessun'altra motivazione. Quindi la giusta didattica delle lingue straniere per bambini non può trascurare questa cosa così importante. Infatti, un problema veramente gravissimo della didattica usuale delle lingue è che è stata trascurata questa motivazione. Capiamo tutti benissimo che un buon voto a scuola non può essere mai la motivazione giusta e che tra l'altro che il bambino sia naturalmente portato per parlare le lingue non significa che ne abbia la voglia. Quindi, di nuovo, non possiamo trascurare questa vera motivazione, che è l'amore. Noi, Magic Teachers della rete di eccellenza Hocus & Lotus, utilizziamo l'unico programma linguistico educativo che non soltanto tiene in considerazione, quindi che ha compreso veramente com'è che i bambini imparano a parlare la lingua materna, ma anche come replicare il più fedelmente possibile queste condizioni in un comune contesto scolastico. In effetti, in più di 35 anni di ricerca scientifica alle spalle, il team della professoressa Teschner e i suoi esperti hanno quindi trovato il modo in cui estrapolare queste condizioni affettive e relazionali all'insegnamento di una lingua straniera. Così, la Magic Teacher mette in atto delle specifiche strategie comunicative e motorie che fanno sì che in una struttura di lezione che si ripete in maniera sempre più o meno uguale a se stessa, il bambino si senta anzitutto amato e accolto e senta anche la sicurezza di sapere cosa aspettarsi dall'adulto. In questo ambito e in un contesto di affetto ed emozioni positive, e soltanto così può nascere quindi la vera motivazione a parlare. Per comprendere meglio l'importanza che ha l'insegnante di lingue sull'apprendimento di una lingua straniera, diamo la parola ai genitori dei nostri Dino Bimbi. Paola non è un'insegnante, è un'amica che vai a trovare e ti accoglie a casa sua, nel mondo di Hocus & Lotus. Per Stella sei fra tutte le sue maestre la maestra speciale, perché sai parlare la lingua dei suoi amici dinosauri, Hocus & Lotus. Questo amore per il mondo magico si stende anche alla famiglia, al mondo quindi più intimo del bambino, grazie alle attività che condivide tutti i giorni a casa con mamma, papà, i nonni. E si evince anche nei bambini più piccoli. Così Dani, papà di Bruno, di soli 18 mesi, ci racconta. Bruno ama Hocus, indica la TV per chiedere il cartone, ha imparato cos'è la pioggia e cos'è il vento con la storia 3. In macchina l'unica cosa che riesce a calmarlo è il CD di Hocus & Lotus, balla con la musica e quando finiamo di leggere il libro o mimare la storia si dispera finché non ricominciamo. Con le azioni condivise tra l'adulto e il bambino nasce non soltanto l'amore ma anche il significato delle parole. Proprio grazie alla ripetizione delle parole in un contesto caricato d'affetto, piano piano quell'insieme di suoni che non aveva senso invece lo acquisisce, così la parola si lega al contesto e piano piano si stacca da lui. Allora il bambino ha imparato veramente a parlare. Infine, c'è un'altra caratteristica del vero insegnamento, dell'insegnamento efficace, che non possiamo trascurare, oltre la vera motivazione, che è un corso linguistico per bambini deve essere assolutamente full immersion, ovvero unicamente nella lingua che vogliamo insegnare. E questo perché? Perché tutti vogliamo essere compresi. È naturale, quindi, che se vogliamo bene all'adulto che ci parla una certa lingua, useremo quella lingua che sappiamo che lui è capace di comprendere. Quindi, amore è proprio il motore di tutto quello che viene, anche la lingua. Con questo io vi saluto e vi dico see you soon in the next adventure. Bye bye! Chi l'ha detto che il guardaroba di un uomo debba essere per forza noioso e monotono? Elena, da Ulisse a Quarrata, ci farà scoprire stili casual per la moda uomo, dalla mattina alla sera. Ciao a tutti, sono di nuovo Elena e sono nuovamente qua per darvi dei consigli sulla moda. Mi trovo dove? In Piazza Risorgimento a Quarrata da Ulisse. Ulisse è un nuovo store, un nuovo negozio di abbigliamento nato veramente da pochissimi mesi che veste l'uomo e la donna. Oggi parliamo dell'uomo. Allora,
Allora, come vi dicevo appunto, parliamo dell'uomo, l'uomo che veste vestito da Ulisse in Piazza Risorgimento a Quarrata. Siamo in un negozio multibrand e anche per l'uomo parliamo di diverse aziende multibrand. Ma vestiamo l'uomo come? Vestiamo il ragazzo giovane che va a scuola, vestiamo il ragazzo giovane che dopo la scuola va in centro con gli amici o a giocare, eccetera, eccetera, a divertirsi. Parliamo anche dell'uomo che lavora in ufficio, parliamo dell'uomo che la sera finito l'ufficio, o il ragazzo più giovane, comunque appena finito i compiti di scuola, va a farsi un bellissimo aperitivo, parliamo dell'uomo che va a cena, parliamo dell'uomo elegante, parliamo di qualsiasi tipo di uomo, dal più giovane al meno giovane, parliamo di Ulisse come veste il nostro uomo. Leonardo, in questo momento vestito da Ulisse è veramente ha veramente uno stile sportivo casual, ma ci avviciniamo anche alla parte finale, diciamo, della giornata con questo outfit. Qua, come vi dicevo prima, parliamo dell'uomo, come lo può vestire Ulisse in Piazza Risorgimento a Quarrata. E prima abbiamo visto una linea, diciamo, un outfit un pochino più sportivo. Adesso vediamo un casual, ma il nostro Leonardo indossa un lupetto, diciamo, come si suol dire, di lana, bello, morbido e caldo, e un pantalone decisamente molto casual, nel senso che non è sportivissimo come un jeans, ma non è nemmeno elegante come il classico pantalone da abito, che però Ulisse può fornire, fornisce anche l'abito elegante. In questo outfit vediamo che cosa? Vediamo un piumino molto bello, molto importante, perché comunque è un longhette, quindi copre, avvolge, scalda allo stesso tempo ha una deliziosissima comodità che vi faccio vedere. Ecco, siete mai stati a giro quando magari una gita fuori porta, con un'entrata in un museo anziché in un cinema, anziché in un negozio un po' caldo, eccetera eccetera, volete togliervi il giacchetto? L'uomo lo sapete, perché noi donne siamo A, più organizzate, B, comunque sì, abbiamo sempre una borsa a tracollo che ci consente di appoggiare il giacchetto, ma l'uomo di solito lo porta a mano, è sempre molto più. Ecco, hanno creato una linea molto simpatica, diciamo così, per tenere il giacchetto nella maniera più sportiva e senza ingombrare, e allo stesso tempo molto comoda, e questa è la realizzazione, diciamo, dell'esigenza dell'uomo. Un'altra versione dell'uomo firmato Ulisse in Piazza Risorgimento a Quarrata, e una versione un pochino più, diciamo, siamo partiti con lo sportivo, quindi diciamo teoricamente la mattina, poi siamo andati nel casual, quindi teoricamente il pomeriggio, e adesso avviciniamoci alla parte finale della giornata, quindi alla sera, alla serata. Ciò non toglie che non possa andare bene anche per questo outfit per una serata in ufficio, però diciamo che è un outfit che rende l'idea dell'uomo grintoso, ma sempre con un tocco molto giovanile, ecco, giovanile, al di là che lui è giovane, però questo è un outfit che può tranquillamente indossare anche un uomo che si sente giovanile, anche se non ha più 30 anni. Il panciotto, diciamo, a completo con il pantalone rende il tutto un pochino più uomo, rende tutto un pochino più un tocco di eleganza, ma sdrammatizzato appunto da una scarpa, da una sneaker, da una scarpa ginnica, diciamo, e un
un tre quarti lo definirei, perché avvolga, diciamo, il nostro inverno, ma non lo appesantisca da un piumino o da un giacchetto particolarmente troppo sportivo. Per cui diciamo che questo è un outfit camicia celeste che tutti gli uomini, dal più giovane al meno giovane, devono avere la camicia celeste nell'armadio. Questo è una legge una legge di vita, non scherzo, una legge mia, però mi permetto di darla, di dirla più che altro. Quindi camicia celeste, un outfit sempre sì sul genere casual, ma più sull'elegante, grintoso quanto basta, e sdrammatizzato dalla scarpa più ginnica. Direi che Leonardo è prontissimo per andare a cena fuori e poi casomai andare anche in discoteca con gli amici. Per oggi abbiamo terminato il nostro spazio dedicato alla moda. Oggi ci trovavamo da Ulisse in Piazza Risorgimento a Quarrata, un nuovo store con multi brand sia uomo che donna, ma quest'oggi appunto ci siamo dedicati all'uomo, ed ecco qua il nostro carissimo Leonardo che si è apprestato giocando a farci vedere più outfit dell'arco della giornata. Tutto questo grazie alle, scusami, le spalle, tutto questo grazie alle deliziosissime responsabili del negozio, Lucia e Donatella, che come al solito sono qui pronte ad accogliervi con un sorriso e a indirizzarvi allo stile, all'outfit più indicato alla vostra personalità, perché ricordatevi che la moda si segue, lo stile è unico e quindi dovete trovare il vostro per ogni evenienza. Vi ricordo che anche io sono vestita da Ulisse. Ci vediamo alla prossima, ciao! Avete trovato qualche consiglio utile in questa puntata? Beh, spero di sì. Ci vediamo alla prossima, sempre insieme, tra di noi.